Fare il musicista è un altro mestiere. Quando osservo i grandi musicisti suonare, ho un solo pensiero in testa. Questi fanno un altro sport. Questi fanno un altro mestiere. E ci sono cinque cose che tipicamente mi colpiscono ogni volta che li osservo. Beh, la prima è facile, è la bravura. Osservi Maurizio Pollini suonare, dici come li suona lui, gli studi Chopin, e non li suona nessuno. La seconda è la scoperta. A volte osservo mio figlio, scopre un pezzo di carta, un giocattolo di plastica e lui ha gli occhi di chi si stupisce perché sta scoprendo qualcosa di nuovo. C'era un video di Lucio Dalla che hanno levato da internet, ma era stupendo perché lui eseguiva Caruso piano e voce. E nonostante quella canzone lui la cantasse da, non so, 40 anni, lui era ancora lì che cercava qualcosa. Cercava qualcosa. Cosa cercavi, Lucio? Stava cercando qualcosa di nuovo. E poi a un certo punto lui lo trova, grandissimo Lucio Dalla. Terza cosa che mi colpisce, sono assorti nel presente. Non fanno progetti. Loro quando cantano sono presenti, sono lì. La loro attenzione non è da nessun'altra parte. Sono lì e basta. Fiorella Mannoia, quando canta Sally, ti sta regalando quello che è lei in quel preciso momento. Quarta cosa, la sincerità. Sono andato a vedere Chick Corea, salito sul palco con un altro grandissimo musicista, un banjoista, Bella Fleck. Ha preso il microfono e ha detto: "Buonasera." Lui parla inglese. Parla inglese. "Siamo felici di essere qui con voi questa sera a fare le prove." Che tu dici? Magari è una frase a effetto. Avevano gli spartiti davanti per tre quarti dei brani, più o meno. Quindi è una cosa vera. E che prove. Quinta cosa, anche questa è facile, l'umiltà. Una sera di qualche anno fa mi stavo facendo le mie seghette pianistiche in un hotel del centro di Torino e a un certo punto mi vedo passare tre ragazzi. Uno di questi mi guarda. "Ciao! Oh, hey!" Ora, può sembrare, ma me l'ha fatto proprio così. Cioè, proprio da. E io più lo guardavo, e più dicevo, io questo lo conosco. Era Orazio Hernandez. Chi? Orazio Hernandez. Chi? Orazio Hernandez è una leggenda della batteria, insomma, un alieno. Boh, butto l'ultimo accordo a caso e corro al bar. E non ho trovato un mito. Non ho trovato una leggenda vivente, ho trovato un amico. Con lui c'era Gonzalo Rubalcaba. Chi? È un altro pianista bravissimo, Latin jazz, al che gli ho chiesto in ginocchio, per favore, ti prego, suona qualcosa, c'è il pianoforte, faccio quello che vuoi, ma suona qualcosa, ti prego. Si è messo al pianoforte, vicino a me, e ha suonato. E mentre suonava, io ovviamente cercavo di. Avevo gli occhi a radar, cercavo di rubare qualsiasi cosa potessi percepire da quello che stesse suonando. Quando ha finito di suonare, mi ha anche chiesto: "Va bene?" Mi ha chiesto. Cioè, Gonzalo Rubalcaba ha chiesto a me se andava bene, capito? E al "va bene" mi è venuto un solo pensiero. Cacchio, fare il musicista è un altro mestiere.